L'estate sta finendo e un anno se ne va. Così cantavano i Righiera nella lontana estate del 1985. L'estate sta finendo e noi siamo andati a fare un sondaggio tra le strutture ricettive di Capodorlando per scoprire com'è andato questo periodo estivo. È stata una bella stagione, e ovviamente abbiamo avuto alti e bassi durante i primi periodi di marzo-aprile, ma tutto sommato è andata bene. Abbiamo registrato qualche punto percentuale in più e siamo soddisfatti. La maggiore affluenza è stata alla fine di luglio fino alla fine di agosto, ma anche adesso a settembre non ci lamentiamo perché abbiamo anche un bel po' di stranieri. Noi siamo riusciti a raccogliere molte prenotazioni prima di Pasqua, poi c'è stato un crollo delle richieste e poi in stagione del sottodata abbiamo rivisto un interesse per prenotare soggiorni. Noi al momento registriamo un 15% di presenze in aumento, non si riflettono necessariamente sui fatturati. Vediamo che l'autunno comincia a essere lento, in controtendenza all'anno scorso. Abbiamo lavorato bene sia a luglio che ad agosto, anzi abbiamo avuto un incremento. Parliamo anche del 30-40% in più. Capodorlando continua ad essere piena soprattutto a Ferragosto, però nel nostro caso devo dire che per noi l'aumento è stato sia a luglio che ad agosto. Sicuramente un calo c'è stato questa estate, noi lo abbiamo avvertito principalmente nel mese di luglio, agosto si è lavorato benissimo. Poi l'estate bisogna capire, si potrebbe partire anche dal mese di maggio fino a settembre-ottobre, perché in realtà noi siamo una zona, un territorio dove potremmo lavorare ben 6 mesi l'anno col mare. I turisti stranieri amano queste temperature di oggi, 25-26 gradi, sono ottimali per poter fare un ottimo turismo con gli stranieri. Quali possono essere, secondo gli albergatori, le soluzioni per poter migliorare il turismo a Capodorlando? Valorizzare, promuovere e lavorare tutti insieme a gomiti stretti a 360 gradi per cercare di migliorare tutto, dalla ricezione, gli alberghi, la comunicazione, tutte le gite che si possono fare. Capodorlando non è solo mare, è tutti i Nebrodi che sono una meraviglia da vedere e da scoprire. Credo invece che sia importante essere collaborativi, cittadini, turisti e anche le istituzioni. Certo, delle cose da migliorare ci sono, però non dobbiamo neanche concentrarci sempre sul negativo. È chiaro che il turista, non tutti per fortuna, dovrebbe essere un po' più rispettoso dell'ambiente in cui viene a farsi le vacanze. Noi il prossimo anno avremo meno voli verso la Sicilia. Meno voli verso la Sicilia significa che avremo meno non isolani da accogliere, avremo meno fatturati in generale sull'isola, è evidente. L'unico suggerimento è che tutti dobbiamo voler più bene al territorio dove viviamo e cercare di mantenere i luoghi dove viviamo, le strade dove viviamo più pulite e alleggerire le amministrazioni da oneri che stanno diventando pesantissimi. Ma con questo mare stupendo e il sole che cola a picco, siamo sicuri che l'estate sta finendo?